Voci e festeggiamenti per i 60 anni della Casa Sollievo della Sofferenza. È un momento bello e sono qui per dirvi il buon compleanno a chi opera qua dentro e chi dà la sua vita per il servizio dei sofferenti. Il Cardinale Montenegro, presidente della Commissione Episcopale per il Servizio della Carità e della Salute, fa gli auguri a Casa Sollievo a 60 anni dalla sua inaugurazione durante la solenne cerimonia allestita sul pronao dell'ospedale voluto e fondato da Padre Pio. Quell'invito suo a guardare il cielo e a guardare la sofferenza ancora è un cammino che stiamo percorrendo, aiutati da lui come modello. La Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori degli spazi del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha creato, ve la presento. Commozione e gioia tra i fedeli presenti all'evento. È sempre bello, quando ci sono questi eventi è sempre bello, è un'emozione speciale, perché intima. Noi come gruppi di preghiera del mondo, quindi sia in loco che in generale, dedichiamo la nostra preghiera principalmente a Casa Sollievo e poi a tutti i bisogni del mondo, così come Padre Pio voleva e secondo i dettami del Papa, che allora aveva chiesto proprio alla Chiesa di pregare, per questo. Il modello Padre Pio applicato alla sanità, medici e infermieri sanno bene di lavorare in un ospedale fuori dal comune. È vero, qualcuno dice che l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza è inserito in un contesto molto più ampio di quello che può essere, la semplice cura. Oggi Casa Sollievo è un polo sanitario da numeri impressionanti e da punte di eccellenza a livello internazionale, specie nei progetti di ricerca sulle cellule staminali. Beh, la ricerca sono tutti i nostri sogni segreti, di cui parleremo quando ci saranno dei risultati. Già ci sono dei risultati. Il nostro obiettivo di avere un centro di ricerca quassù lo abbiamo raggiunto. Abbiamo degli indicatori molto positivi, gruppi di ricerca che operano anche in istituti prestigiosi del nord Italia stanno venendo in Puglia. In questo momento siamo in contatti avanzati con un gruppo americano per dimostrare che si può investire anche in Puglia e suscitare l'interesse per venire ad investire qui. L'ultimo annuncio riguarda la riattivazione a breve della cardiochirurgia. Stiamo per riaprire la cardiochirurgia, un servizio che noi avevamo stoppato perché a nostro avviso non rispondeva a dei requisiti di qualità per l'ammalato. Abbiamo avuto il coraggio di ripartire.